Cari amiche, cari amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Tuadi Tuesday, il primo dell'anno 2010. E cominciamo questa serie, questa nuova serie dei nostri appuntamenti con un racconto per me drammatico e sofferto. Voi che siete in questo momento comodamente seduti in ufficio o a casa davanti al vostro PC, ricordatevi, ricordiamoci che in giro per il nostro bel paese, da nord a sud, fanno la spola degli schiavi, 100, 1000, 10.000 schiavi che sono sfruttati dalla malavita organizzata, da imprenditori senza scrupoli, senza diritti, che vivono in condizioni indegne della nostra civiltà, persone che hanno lasciato le loro case, i loro paesi, i loro affetti per tentare di trovare fortuna, per tentare di cercare di trovare pace, dignità, serenità in Italia. Per queste persone il sogno italiano si è rivelato un incubo. Io ho incontrato alcuni di loro a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, dove i mass media ci hanno presentato quello che è successo a Rosarno come la rivolta degli immigrati. In realtà lì c'è un mix esplosivo che dovrebbe interpellare tutti noi. Criminalità organizzata, dove la legge della mafia, dell'andrangheta, delle 'ndrine ha sostituito la legge di Stato, e dove il controllo è interamente nelle mani degli interessi mafiosi. Ebbene, questi ragazzi si sono ritrovati intrappolati, senza dignità, senza diritti, senza condizioni di vita decenti. Sono i nuovi schiavi, gli schiavi del 2010. Li ho incontrati, ho parlato con loro e mi sono ritrovato in una situazione paradossale. Io, parlamentare italiano di origine africana, in mezzo tra due fragilità, tra due situazioni assolutamente inaccettabili, tra due vittime, le vittime della malavita organizzata, che non reagiscono, che subiscono la legge delle cosche, e le vittime immigrate, i nuovi schiavi, che imploravano di lasciare questo territorio perché la loro vita era in pericolo. Su di loro hanno sparato come si sparano ai leproti, su di loro hanno infierito come si infierisce su vittime fragili senza difesa. Rosarno deve interpellarci tutti, perché abbiamo assistito in questi giorni alla caccia al negro, roba che ricorda il Mississippi, l'Alabama degli anni 20 e 30. Da questo dobbiamo ripartire, per continuare a credere, per continuare a sperare che questa Italia ormai incattivita e impaurita possa ritrovare un senso umano, un senso civile, un senso democratico, se vogliamo essere all'altezza della nostra Costituzione, che all'articolo 2 afferma i diritti inalienabili e inviolabili non del cittadino ma della persona. Restituiamo la loro umanità, la loro persona a questi immigrati che in questo momento stanno scappando da tutte le parti. Troviamo le soluzioni politiche per regolarizzare questo lavoro, che non è un lavoro che è da meno rispetto a quello delle colfe e delle badanti. Possiamo e dobbiamo regolarizzarli, e glielo dobbiamo perché hanno sofferto già troppo e hanno attraversato il mare, potevano non attraversarlo. Molti, tanti di loro sono rimasti nei fondali del Mar Mediterraneo. In nome di questi morti, occupiamoci di questi vivi.
Grandma, tell you something too.